Riccardo Calogero Palmieri vive a Serra di Falco, frequenta la quinta elementare Rodari dell'Istituto Comprensivo Don Milani di Caltanissetta. A 10 anni ha un immenso amore per la musica e per il violino, tanto da essere uno dei protagonisti del nuovo programma televisivo di Piero Chiambretti, la TV dei 101, da domani per 3 puntate su Canale 5. Ha un talento eccezionale, già a 9 anni, oltre ad avere vinto più di 20 concorsi, è stato anche ammesso per meriti speciali al Conservatorio Scarlatti di Palermo e frequenta una delle più prestigiose accademie italiane, dove perfeziona il suo studio con un team di maestri e esperti. La mia passione è nata da piccolo, e siccome pure i miei genitori suonavano, ho deciso di suonare anch'io. Però uno strumento diverso da tutti, il violino. Il mio brano preferito è Bruch, il concerto per violino e orchestra numero 1. Perché andando al primo ascolto mi è piaciuto tantissimo e perché quando ero un po' più piccolo mio papà, che suonava in orchestra, mi ha portato ad ascoltare questo concerto con un violinista molto bravo, Stefan Milenkovic. Un amore per la musica che nasce da papà Fabio, oboista, e mamma Barbara Rosana, flautista. Riccardo, sin da quando è nato, ha manifestato questa sua grande passione per la musica. Mi ricordo che lui è nato prematuro e mi ricordo che il papà all'inizio metteva nella sua culletta la musichetta e tutte le sinfonie di Mozart. Un po' lui ci ha abituati a questo tipo di emozioni, però c'è un però, ecco, è un'esperienza nuova e diversa. Sicuramente un grande pubblico, una rete importante che fa milioni e milioni di ascoltatori. È soprattutto un'esperienza nuova per Riccardo, perché voglio ricordare a tutti che Riccardo nasce come musicista classico, per cui un'esperienza del genere gli ha permesso sicuramente di fare nuove amicizie, di fare nuove esperienze, ma anche di intraprendere un attimino un tipo di musica particolare, ecco. Riccardo e il suo talento, che continua a stupire, da quasi 13.000 followers su Instagram che seguono i suoi percorsi, le ore di studio, la spensieratezza, un bambino che ama il mare, noto, sua città d'origine e la Sicilia, una vita di studio, scuola, aerei e tanta gioia nel suo sguardo quando suona il suo violino.